Mamma mia, che buona! Prendo 180 grammi di riso basmati e lo sciacquo. Una volta sciacquato, metto il riso nella pentola e aggiungo 360 grammi di acqua. E ora mi sposto di là ai fornelli. Quindi cuocio il riso per circa 10 minuti dal bollore. Quando comincia a bollire, lo copro con il coperchio e lo faccio cuocere così. Il riso è pronto. Quindi spegniamo e lo facciamo raffreddare completamente. Una volta che il riso è diventato freddo, lo riprendiamo e aggiungiamo 100 g di olio. Potete usare l'olio che volete, di oliva, di semi, scegliete voi. Aggiungo anche 100 g di latte di soia, senza zucchero mi raccomando perché la ricetta è salata. Poi aggiungo 3 uova. Aggiungo anche 2 pizzichi di sale. E ora con un frullatore a immersione frulliamo il tutto. Diana, ma che cos'è che stai preparando oggi per noi? Oggi prepariamo una torta salata senza farina, veramente speciale. Ho capito, ho capito. Ma Diana, ma ti sei tagliati i capelli? Sì, ho dato una spuntatina alle doppie punte. Quindi mettiamo il composto un attimo da parte e poi prendiamo un porro, tagliamo un pezzettino perché non lo utilizziamo tutto, se no la torta sa solo di porro. Quindi tagliamo il porro finemente. Unisco anche i porri nell'impasto. Poi aggiungo 200 g di piselli, questi sono dal barattolo. Mescoliamo bene il tutto. Infine aggiungo anche 10 g di lievito in polvere per torte salate. Ora prendo uno stampo da 20 cm di diametro e verso il composto all'interno. Sulla base dello stampo ho messo un foglio di carta da forno. Livelliamo leggermente. E ora la inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30-40 minuti. La nostra torta è pronta, ma prima di andare a vederla, lasciate un mi piace al video, condividetelo anche, mi raccomando, in questo modo non perderete nessuna delle nostre ricette e notizie che arriveranno questo mese. 3, 2, 2, 1. 1. Eccola qui. Wow, ma che bella! Guardate qua che bella! Bellissima, c'è un profumo spettacolare. Adesso decoriamola. Prendiamo del formaggio vegetale. Io, come sempre, sapete, lo faccio in casa utilizzando semplicemente dello yogurt di soia. Come lo faccio? Lo faccio colare tutta la notte lo yogurt di soia in un colino all'interno di un sacchetto per bevande vegetali. Vi lasciamo il link qui sotto nei commenti così potrete guardare la ricetta. È facilissimo, ci vuole un solo ingrediente. Quindi adesso sopra mettiamo uno strato del nostro formaggio vegetale. Con il formaggio avanzato, cosa facciamo? Lo mettiamo nella sac à poche e andiamo a decorare la torta. La decoriamo con dei ciuffetti. Guardate che bella, ragazzi, ma non è finita, vero Diana? Non è finita, adesso prendiamo dei semi di zucca e andiamo a tritarli grossolanamente. Potete prendere qualsiasi altri semi se non vi piacciono quelli di zucca o delle mandorle anche. Quindi andiamo a decorarla. E ora finisco con delle foglioline di prezzemolo. Tagliamo un bel pezzo. Che bella! Questa deve essere buonissima, Diana. Che acquolina. Sembra un panettone con i canditi, Diana. Esatto, I canditi verdi. beh, ci sono anche quelli. Dai, assaggio un pezzo perché non vedo l'ora. Mamma mia, ma Ora. cosa non è questa torta? Sì? Ragazzi, dovete farla assolutamente, è sublime. Ma ci piano, Diana, ci sono anch'io.